giovane esemplare di tartaruga marina, caretta caretta e spiaggiata in fin di vita questa mattina sull'arenile centrale di Marina di Ginosa. I primi a rilevarne la presenza sono stati alcuni bagnanti che hanno subito allertato la capitaneria di porto, ma ormai non c'era più nulla da fare. È così il triste spettacolo dell'animale esanime a provocare mille pensieri e riflessioni. In primis, le cause evidentemente ancora del tutto ignote. E così partono tutti gli sguardi sospetti rivolti a occidente, dove quando è tramontana si vedono nitidi comignoli dell'Ilva, e già anatemi contro il pericolo di perdere il lavoro e pure le tartarughe. Ma il sospetto è figlio della paura e così le indagini tra le chiacchiere in spiaggia non si fermano più. Dalle falle delle petroliere che riempiono le cronache dei giornali agli scarichi non depurati e già denunciati nei fiumi dell'arco ionico. Per altri invece è solo fatalità, ma in molti non ci stanno. Solo un mese fa un altro esemplare adulto della stessa specie ha fatto la stessa fine sulla stessa spiaggia. Allora viene da pensare alla mamma di questa caretta, forse orfana e arenata per disperazioni o chissà per imitazione. Per i più superstiziosi e per gli aruspici è piuttosto un cattivo presagio e lo sguardo alla bandiera blu nasce spontaneo. Quando poi il fatto più ovvio, ma non scontato, è il mare grosso di scirocco di questi giorni ad averla a riva trasportato. Proprio a Marina di Ginosa, all'altezza del bagno Cesena, ai piedi di un faro abbattuto e mai rinato.